E mite l'inverno di Dakar e ogni giorno uguale all'altro per chi ha come unico obiettivo la sopravvivenza. Dal frenetico centro alle affollate periferie e ai suoi scheletri di cemento è un susseguirsi di mercati nei quali ognuno rincorre l'indispensabile, vendendo schede telefoniche, cianfrusaglie, prodotti alimentari di ogni tipo. Una povertà toccante e dai mille volti, quello di una mamma rannicchiata sulla sua disperazione o di bambini lavoratori sottratti alla scuola. In fuga dalle campagne svuotate da incomprensibili pianificazioni agricole, anche di respiro internazionale, migliaia di persone si riversano ogni giorno nella capitale, ciascuno inseguendo il proprio sogno. Parte da Dakar, in una tiepida domenica di febbraio, la missione dell'ISCOS Lazio, l'istituto sindacale della CISL per la cooperazione e lo sviluppo. È un ritorno in terre povere, dove da anni l'ISCOS concentra i suoi sforzi per aiutare le popolazioni dei villaggi a sud della capitale. La meta è Palmarenna. Emoziona e stupisce la savana, i baobab, monarchi assoluti di una natura oltraggiata dall'uomo, ma dalle atmosfere pur sempre incredibili. Un intero villaggio attende i cooperanti dell'ISCOS per inaugurare una scuola materna cofinanziata dalla Regione Lazio. Decine di bambini avranno finalmente modo di riscoprirsi tali, apprendendo e condividendo. È un giorno di festa per tutti, il significato della scuola va ben al di là dei locali che la compongono. È un concreto atto di solidarietà che motiva e veicola speranze. Ma i bambini sono il futuro di questo paese, sono il futuro del Senegal, sono il futuro di Palmarenna. La nostra intenzione, la nostra ferma intenzione, di non lasciare questo territorio sguarnito dalla nostra presenza. L'occasione cementa ulteriormente il rapporto tra CISL e sindacato senegalese e al taglio del nastro della nuova scuola non poteva di certo mancare un amico come il segretario generale Ghiro. A Palmarenne e nei villaggi adiacenti la comunità cattolica è molto attiva e presente, fraterno il rapporto con i musulmani. La scuola è provvidenziale per i nostri bambini, commenta Don Alphonse, parroco di Palmarenne. La povertà qua è grande e i progetti degli italiani ci stanno dando una grossa mano. L'oceano Atlantico è a poche centinaia di metri, così come le piantagioni di miglio che quest'anno purtroppo non hanno dato frutto. E qua il miglio, la raccolta del miglio, come l'essiccazione del pesce, sono le attività principali a Palmarenne e nei villaggi adiacenti in cui vivono all'incirca 10.000 persone. La mortalità dei bambini è altissima, pensate, sfiora addirittura il 45-50% e l'età media non supera i 50 anni. Congedarsi dai bambini di Palmarenne non è semplice, il loro affetto grande, ma bisogna partire. Obiettivo Saint-Louis e Richertol, ai confini con la Mauritania, dove il governo ha messo a disposizione del sindacato un'immensa area agricola che, se adeguatamente sfruttata, potrebbe dar lavoro a centinaia di famiglie. Guadagno circa 400.000 sefar ogni tre mesi, l'equivalente di 600 euro, dice questo contadino, ma in famiglia siamo in otto, tirare avanti è difficile. Non abbiamo i mezzi per coltivare la campagna, lamenta un altro, la terra è buona, ma non possiamo sfruttarla. Ospita 6.000 studenti la vicina Università di Saint-Louis e la Facoltà di Agraria e di Prim'Ordine, sottolinea con un legittimo orgoglio il rettore. Gli esperti, dice, stanno già preparando uno studio di fattibilità per una irrigazione innovativa e lo sfruttamento dei terreni messi a disposizione dallo Stato si punterebbe su pomodori e riso. Progetto che convince sempre di più i cooperanti dell'ISCOS. L'ISCOS assume per intero il progetto che ci è stato presentato e sosterremo nelle sedi opportune, governo italiano e comunità europea, questo progetto per essere finanziato. Con il vostro aiuto vogliamo sviluppare questa regione agricola, dice il segretario del sindacato Ghiro. La pesca in crisi. Proprio da qui i giovani fuggono verso l'Europa, rischiando la loro vita. Solo una prospettiva vincente potrà fermarli e garantire loro un futuro. Un ultimo sguardo al maestoso fiume Senegal che si tuffa nell'Atlantico. È tempo di tornare a Dakar.
Percorrendo alcuni tratti di costa, percepiamo nettamente i primi vagiti di un sistema turistico che tenta faticosamente di aprirsi ai grandi flussi internazionali. Se nevralgico per un paese che non ha sconfitto la fame e dove si muore ancora di malaria e il rilancio di agricoltura e sanità, anche il turismo, tutto da costruire, può dare una mano decisiva all'emancipazione e allo sviluppo economico. L'arrivederci al Senegal si accompagna a un'altra inevitabile riflessione. Il Senegal è il paese africano nel quale convergono i maggiori sforzi della cooperazione internazionale, sforzi che non sempre però si traducono in effettivi vantaggi per la popolazione più debole. E se le preziose gocce dell'ISCOS donano un sorriso ai bambini di Palmarin, solo una diversa gestione e controllo dell'oceano di aiuti potrà modificare il volto del paese. Dova ninga ka stolo ni stolo.